Salve. Oggi sono, chiamo io il cameraman, le 15 aiutanti che ho io, i giornalisti, non sono venuti, hanno fatto sciopero. E perché? Sono stati colpiti da una notizia sul quotidiano: il governo si taglia i tagli del 2010, il fisco rimborsa i ministri e i loro vici. Poiché nel 2010 questa povera gente si era trattenuta dallo stipendio a seguito di una paralegge, le leggi, io le chiamo paralegge, quelle leggi si fanno e poi vengono dimenticate. E allora si erano privati di un ben 5% sul loro modesto stipendio che superava i 150.000 euro l'anno. E si erano, naturalmente poi sono andato a casa, la moglie, hanno trovato la moglie piangendo. Che è successo? Ho dovuto licenziare la cameriera. E perché? Ma con quello che ti hanno tolto non ce la facciamo più. E poverini, e allora il fisco, il signor fisco, che ha fatto? Si è dispiaciuto. E ha detto, no, ve li restituito i soldi, ve li restituisco, state tranquilli, e potete riprendere la cameriera, anzi pigliatene due camerieri, uno che apre la porta e l'altro che la chiude. E allora? E noi abbiamo il coraggio, noi loro, hanno il coraggio di lamentarsi perché la gente va in piazza a ribellarsi, perché arrivano i Boy Scout, i cowboy, non so come si chiamano quelli là, arrivano quelli con i cavalli e danno fastidio, incendiano, bruciano, eccetera. E i provocatori di tutto questo chi sono? Che motivo ha la gente di ribellarsi, compreso i cowboy, se lo Stato va avanti secondo quelli che sono i criteri umani, aiutando la gente, facendo in maniera che tutti lavorino, facendo, diciamo, quello che dovrebbe fare un normale Stato, per bene. Sì, ma diciamo, la parola per bene non ci va. Vabbè. Allora, uno Stato, quasi per bene. Invece no, dobbiamo subire queste angherie. Ogni tanto c'è qualche sanguisuga che si addormenta e viene svegliato immediatamente, non ti addormentare, se no non possiamo seguire più, non possiamo succhiare più. E poi abbiamo sempre il nostro genio dello Stato, come si chiama, Berlusconi, il quale poi si addormenta, quello hanno fatto più fotografie di lui che dorme, che non di lui quando è sveglio. Lui dorme sempre in piedi, perché è la notte, non c'è da fare. Allora, ai ricevimenti importanti, presenti il capo dello Stato, lui dorme, tranquillo, ci sta che me ne frega, poi alla fine farete quel che dico io. E lui perché può fare quello che dice lui? Perché? Per merito degli indagati. Quelli non se ne vanno, si abbracciano. Adesso addirittura c'è una sinistra che è quasi sinistra, ma non è troppo sinistra. Cioè non è proprio la sinistra, è il gomito. Non più la sinistra. È il gomito della sinistra. E stiamo andando avanti in questa maniera. Allora, l'altra sera, quando è stato, io ogni tanto ascolto alcuni programmi della televisione, perché pare che
lo zampino di Berlusconi e compagni non sia ancora arrivato in Rai 3. Quindi Rai 3 è quella che di nascosto, quasi così con me, dice alcune verità. Però poi fa alcuni programmi come quello di Ballarò, come si chiama quello là, Floris, Giovanni Flor, mi pare. E quindi va quello lì, il quale io l'ho seguito da tempo, ha incominciato a imparare il mestiere, cioè comincia a sapersi ben destreggiare, perché ha capito lì dove si vanno a nascondere con le parole i politici. E allora adesso comincia a metterli un po' in crisi. E qual è il guaio? Che non ci sono personaggi. Questo è il guaio. Allora si prendono sempre le stesse persone, tra cui l'immancabile una settimana va Cicchitto, un'altra settimana va, come si chiama quello là? Marco, ma come si chiama? Vabbè, poi ve lo dico. Allora va l'altro, insomma. Saccone mi pare, Saccone, Sacchetto, Saccone, non lo so. Quell'altro, insomma, quello che stava l'altra sera. E che fanno quelli? Quelli sono i più difensori di Berlusconi. Allora non fa niente che uno dice, ma guardi che questo qui, le intercettazioni, questo parla con un certo La Vitola, ma tutta questa amicizia con La Vitola, da dove viene fuori? Già nel 2009 lui parlava con La Vitola, addirittura La Vitola gli consigliava, diceva, no, ma no, perché non cambi quello, metti quell'altro, ma perché, ma no, e pare che lui obbedisse. Tutto questo, io presente, non c'ero. E poi Frattini smentisce, no, io non sono mai, non ho mai incontrato, no, qualche volta l'ho incontrato, ma quel giorno ero distratto, non me ne sono accorto di aver incontrato La Vitola, non me ne sono accorto, ma no, c'era il console albanese, ma io non conosco l'albanese, quindi può darsi che non l'ho visto, non lo parlo, può darsi che non l'abbia visto. Quindi Frattini è innocente, Berlusconi è super innocente, Sacconi, un altro innocente, Cicchitto un super arcistra innocente, e quindi tutta questa brava gente quasi alle porte della santificazione, un giorno saranno santificati, diremo San Cicchitto, San Sacconi, vabbè Berlusconi ormai è già lui. Già si è messa la San Silvio, hanno cancellato il vecchio Silvio Santo, hanno messo il nome su e ancora si confondevano, hanno messo San Silvio Berlusconi. Ironizzo, a voi che vi sembra che sto ironizzando? Sì, forse. Ma il colmo? Il colmo, mi sto chiedendo, ma per loro c'è un colmo? Non credo. Il colmo qual è? La colpa della nostra crisi è dell'America, le banche americane, quelli ci hanno rovinato, quelli hanno influito sull'andamento mondiale e quindi ci hanno rovinato. Io non sono un esperto di banche, ma quando si vuol far credere che questo che ha influito sull'Europa, beh non è vero. Cominciamo col rettificare che le banche americane non sono fallite, erano agenzie di credito, non le banche. L'agenzia di credito nasce per dare il credito. L'intenzione buona, dare il credito a coloro che non ce la fanno, le piccole industrie, i piccoli
artigiani che non riescono a farcela, eccetera. E quindi danno il credito. Molte volte non si sanno regolare. E quando non si sanno regolare? Quando il credito non viene dato ai piccoli, ma ai grossi industriali, quelli che prendono il denaro, costruiscono le case, quel denaro si è cementificato, quel denaro non cammina più, rimane lì nel palazzo. Quando il palazzo sarà venduto e quando il costruttore si deciderà a restituire i soldi, solo allora sono rientrati i soldi, altrimenti sono bloccati. Quindi sono le agenzie di credito che sono fallite. Anzi, qualche agenzia di credito all'ultimo momento ha chiesto a chi di competenza: vorrei diventare banca. E qualcheduno è riuscito a salvarsi per il rotto della cuffia e da agenzia di credito è diventata banca, non lo so, banca di che cosa. Forse ha messo il banco per vendere i gelati, non lo so. Comunque è diventata banca. Questa è la verità. Io non sono un competente, che sia chiaro, posso anche dire delle sciocchezze. Anzi, approfitto per dire, quando dico delle sciocchezze, telefonatemi. Perché se poi non rispondo, non è che non voglio rispondere, perché io quello che ascolto, se qualcuno mi dà un consiglio, io il consiglio lo accetto, lo metto in pratica, quando è giusto, è chiaro? E quindi così è avvenuto. Le banche italiane si sono salvate, per merito di chi? Dei piccoli risparmiatori, chiaro? Non si sono salvati per la banca, si sono salvati per gli istituti privati. Per questo si sono salvati. Sono stati i piccoli istituti, i risparmiatori, le famose cooperative che nascono in ogni paese, che sono alimentate dai privati. Sono i privati che fanno il loro giro interno di denaro e lì il denaro non si ferma, circola. Perché? Perché i dirigenti sanno a chi affidare il denaro e sanno anche che quel denaro non si ferma ma torna indietro. Le casse di risparmio, in altre parole, in tutta Italia ci sono le casse di risparmio, in tutta Italia, sono quelle che hanno salvato le banche, sono quelle che hanno fatto in maniera che le banche si potessero all'ultimo momento salvare. Perché la funzione della grande banca è quella di guardarsi attorno. Quando qualcuno ha bisogno di denaro, lei che fa? Glieli dà, acquistando i crediti di quella cassa di risparmio. È avvenuto in Puglia, è avvenuto a Bari. Entra la banca, si prende i crediti, poiché la grossa banca può attendere l'incasso e l'incasso del credito un giorno arriva. Arriva tramite sequestri, ma in certo modo il denaro ritorna a essere denaro. Quindi la banca non ha mai dato soldi a nessuno se non aveva la sicurezza. Qualche banca che lo ha fatto si è rivalsa sul creditore, se come i mutui, gli hanno dato i soldi, hanno comprato le case, loro hanno anticipato 200.000 euro, quando ne sono state restituite 100, alla prima occasione, quando quello non ha pagato, hanno chiamato, dice, ma tu devi pagare. Beh, allora senti, facciamo una cosa, tu mi devi dare 100.000 euro indietro, io te ne do 10, tu mi cedi la tua villa, la tua casa, quello che hai comprato,
E naturalmente quello non potendo pagare accetta immediatamente. E la banca che fa? Si rivende la casa. A quanto? A 150, 160. E che fa? Ci ha guadagnato 50.000 euro. Questo ha fatto la banca. Allora piccolino, alla gatta mia c'è un credito che mi pare che sono 2,50 euro. Arriva il conteggio, perché la banca adesso, tutte le banche, mandano ogni mese il conteggio. Sì, ma per voi? No, per loro. Vi mandano il conteggio. Voi siete in attivo di 2,50 euro. Avete diritto all'interesse. L'interesse è lo 0,0, un millesimo. Però la banca ha fatto delle spese, ha scritto 1,50 euro e poi ha chiamato il postino e ha detto vai a bucare 1,20 euro e poi ha spedito la posta, si paga la posta. Quanto? 2,45 euro. Totale, gli dovete dare 5 euro. Automaticamente non siete più creditori. Siete debitori. E perché voi 2,50 euro avevate, li volete restituire agli altri 2,50 euro? E quindi siete debitori di 2,50 euro. Per questo vi ha mandato la lettera, per farvi capire che voi siete debitori. E andate subito a pagare, perché altrimenti se non la prossima 12 euro. 15 euro. E queste come si chiamano? Banca. Chissà che vuol dire banca? Boh, devo andare a vedere, perché questo mi pare che viene dall'antico cinese, che voleva dire sanguisuga. E poi l'hanno sanguetto, zitto, papà, banca. Noi siamo in questa condizione. E cosa fa lo Stato attualmente? Non vuole più ribelli, non vuole più gente che si lamenta, niente cortei, no, non devono più andare in piazza. Cameramena, questa qua si vede ancora o non si vede? Perché devo vedere una cosa, quasi importante. Forse non è molto importante, ma è quasi importante. Voi dovete aver pazienza, io faccio tutto in diretta. Dunque, allora, questo non c'entra, quest'altro non c'entra. Le trame di La Vitola in Abruzzo. Ah, pure in Abruzzo, è un uomo capace. Lui dove sta? In Perù, dove si è andato? In Argentina. Beh. Argentina, dove sta l'argento, forse così. Oh, mi dimenticavo. Carla Bruni ha dato alla luce. Sì, perché la casa era illuminata. Se stava la lampadina avrebbero detto la candela. Ha dato alla candela la figlia, una donna. Scusa, ma questa cosa a voi non interessa? No, mi dispiace, vi dovete interessare. No, perché questi giornali... No, non c'era quel che cercavo io, no, perché volevo dire che... Io sbuffo perché certe cose mi prendono da dentro, io ho un di dentro, no, non lo so, un di dentro. E allora quel di dentro, magari nero, e quindi gli scioperanti hanno detto che
si vuole o non si vuole, loro vanno in piazza. Io ritengo che sia un diritto del cittadino andare dove vuole e non c'è nessuno che lo possa fermare. E quando c'è qualcuno che lo possa fermare, la libertà, la cosiddetta democrazia, non c'è, non esiste la democrazia, sono balle della democrazia. Esiste la tirannia, perché non la chiamerò neanche più dittatura. Questa è una tirannia, non è una dittatura. Anche i dittatori sono stati meno rompi di questi. Quindi hanno il diritto di andare in piazza dove vogliono. E chi andranno di mezzo? La polizia. Sì, quella povera gente che prende 1.100, 1.200 euro. Non i giovanotti, perché non ci stanno, non hanno fatto concorsi, non fanno niente. Là c'è ancora gente di 40 anni, di 50 anni. E quelli devono andare contro i fratelli giovani. Cristianamente quella gente sono fratelli in Dio. Chiaro? E devono andare contro quelli. E come vanno? A piedi. Perché? E non hanno mai i soldi alla benzina. C'è qualche duro che va in bicicletta e qualche altro addirittura con lo slittino. Questa è la nostra grande patria. C'entra o non c'entra? Mia nonna? Sì, mia nonna, parliamo di qualche, mi pare, qualche secoletto fa, insomma, no? Aveva 7 anni, era cagliaritana. Garibaldi andava spesso in Sardegna e poi combinazione era alloggiato da amici di fronte alla casa dove abitava mia nonna. Però Garibaldi è stato sempre Garibaldi, da giovane, da vecchio e da morto ancora oggi. E quindi quando si sapeva mia nonna non andava a trovare. Quindi ho delle fotografie, avevo, non lo so, delle fotografie dove c'era mia nonna, in braccio a Garibaldi, eccetera, eccetera, però aveva 7 anni. E se invece di 7 anni ne avesse avuto, che ne so, 18, può darsi che si innamorava di Garibaldi e si sposava. E io oggi sarei stato nipote pronipote di Garibaldi. Però una cosa ho imparato da lui: la libertà.